C'è stata una richiesta, non so come dire, nelle università, nelle scuole, al bar, le persone ci fermavano ieri, dicevano ma cosa si fa, facciamo qualcosa, vediamoci, cioè è evidente che a letto di una narrazione mediatica schiacciata a difendere uno Stato sionista e genocida come quello di Israele, in realtà c'è poi una maggioranza, per fortuna non silenziosa, che è schifata da quello che sta vedendo accadere non soltanto appunto a qualche migliaio di chilometri da qua, ma anche poi purtroppo negli schermi delle nostre televisioni, che abbiamo visto succedere stamattina a Napoli. Penso che c'è tutta questo fermento in questo paese che è contrario a quello che sta accadendo, che è schifato da quello che sta accadendo e che viene puntualmente silenziato dai nostri media. Ecco, alla faccia di tutto questo poi ci tocca assistere sulla Rai a delle scene pietose come quelle che abbiamo visto in occasione della fine di Sanremo, no? Per il semplice fatto che per fortuna ci sono ancora degli artisti che colgono ancora uno dei ruoli fondamentali degli artisti, cioè cercare di prendere parola su quello che accade nella società che li circonda, cercare di migliorarla, cercare di dar voce a chi appunto la società la vive e quindi dar voce a quelle piazze di cui parlavo prima. Ecco, ci sono due, tre artisti, Gali e altri, che con le loro canzoni, con le loro parole prendono finalmente posizione, perché l'arte poi che senso ha di esistere se non serve a sviluppare un sapere capace di prendere posizione? Fanno esattamente quello che devono fare, quello che è giusto fare, condannare la guerra, condannare un genocidio, e per questo vengono silenziati, attaccati e addirittura poi dobbiamo assistere a Mara Venier, come si chiama, che legge un comunicato agghiacciante da in stile Istituto Luce, in cui appoggia il genocidio in corso. E ovviamente non è solo Mara Venier ad avere una televisione complice di un massacro e che fa propaganda di guerra, mai e soprattutto in questo momento. È aperto, credo ci siano già degli interventi, e riempiamo questo appuntamento con il nostro... uno striscione a contestare la Rai e vengono silenziati ovviamente a Gali le radicalità, una contrapposizione forte allo schifo che sta succedendo. Free Palestine!